abbiamo dei buoni motivi per ritenere che il presidente Campitelli non si è ascoltato alla procura. Adesso, se la procura non ha convocato Campitelli per le audizioni, a differenza di tanti altri tesserati, aveva i suoi buoni motivi, come noi abbiamo i nostri motivi per non chiedere di essere ascoltati. Cioè il coinvolgimento, secondo gli uomini della Procura, del presidente delle Piane, quindi responsabilità diretta anche del Savona, però mancano giocatori del Savona che siano citati per illecito sportivo, ce n'è solo uno per omessa denuncia. Questi aspetti lei come li valuta? Ma su quello del presidente del Savona coinvolto non commento perché non so quale titolo e perché e come e da chi è stato coinvolto, ma non è una posizione che ci interessa. Per ciò che concerne invece la mancata presenza dei calciatori, ritengo che questa circostanza a valori ipotesi che si tratti di un illecito non provato, di un illecito che comunque non è stato consumato perché laddove si giunga nella delicata ipotesi ad un'affermazione di illecito, sicuramente non si potrà parlare di illecito ma di tentativo, in quanto se non si sa chi lo ha commesso, tutto al più possiamo parlare di tentativo. Non ho mai capito le catastrofiche previsioni di certa parte della stampa che evidentemente ignorava completamente i contenuti e quindi si parlava di Teramo con dirigenti e con il presidente coinvolto, ma fino ad oggi nessuno ci ha portato uno straccio di prova che coinvolga il Presidente, uno straccio di prova, uno straccio di telefonata, uno straccio di indizi. Quindi siamo in attesa di esaminare gli atti poi per capire se troveremo qualcosa, perché fino a questo momento non abbiamo visto nulla e quindi se avevamo fiducia prima perché conosciamo benissimo l'onestà del Presidente, la sua limpidezza, fino ad oggi questa convinzione non può che essere supervalutata.